poi do la parola al sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché commissario alla ricostruzione Paola De Micheli, che ha recentemente annunciato che il 2018 sarà l'anno della ricostruzione. Speriamo, diciamo che noi stiamo lavorando per quello. Grazie, buongiorno, mi fa piacere vedervi così numerosi, non posso non ringraziare Monsignor Leuzzi che oltre ad essere il vostro uomo, la nostra nuova guida religiosa, è anche un amico da qualche anno, considerato il suo incarico precedente alla Camera dei Deputati, con il quale abbiamo condiviso anche qualche bellissima esperienza religiosa. Lo ringrazio perché ha avuto la sensibilità da subito, non appena nominato, di affrontare, di approfondire il tema della ricostruzione e di decidere di aprire questo momento di riflessione collettiva rispetto alla quale credo che ci sia sempre tanto bisogno. Anche per lo stile con il quale abbiamo deciso di affrontare questa fase di avvio della ricostruzione. Saluto tutte le autorità, dal Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, saluto le autorità militari che mi accompagnano in tutti i miei numerosi giri, viaggi dentro il cratere. Saluto ovviamente tutti i religiosi presenti che hanno anche una grande responsabilità in questo momento, quello di essere molto vicini a coloro che stanno vivendo la sofferenza del sisma. A me qualche minuto per provare ad inquadrare in termini non solo di concretezza ma anche valoriali le decisioni che abbiamo preso in questi mesi e insieme a voi provare a capire se queste decisioni avranno realmente le conseguenze e le ricadute che annunciava lei prima, e cioè, diciamo così, dalla scura, far partire per davvero la fase 3 del post-sisma. C'è una fase emergenziale, c'è una fase 2 nella quale il governo si è fatto carico di provare con tutti i modi possibili, in tutti i modi possibili, a tenere le comunità unite nei luoghi di appartenenza, con mille difficoltà, operazione che comunque è riuscita e che se tornassi indietro credo il governo dovrebbe rifare, magari semplificando qualche procedura ma ottenendo comunque questo risultato di non disgregare le comunità, e questa è la fase 3, la fase della ricostruzione, per la quale ovviamente ho e abbiamo, Luciano, con i subcommissari, grandi responsabilità. Ci sono alcune parole chiave che hanno guidato la nostra azione in questi mesi. Semplificare, Monsignor Leuzzi, tutti lo dicono, farlo è molto complicato. Dice De Micheli, avrà dormito poco, dice cose strane. Farlo è molto complicato, perché siamo in un paese che si è dato, giustamente, credo, a causa di una serie di problemi oggettivi che questo paese sconta da decenni ormai, siamo un paese che deve, tutte le volte che vuole semplificare, essere comunque messo nelle condizioni di attivare controlli, verifiche, e quindi la semplificazione parte da un presupposto complicato: tenere insieme la trasparenza e la velocità, che è un equilibrio in un paese così molto molto labile, che è un equilibrio che va cercato e trovato continuando a confrontarsi con la realtà, la nuda e cruda realtà. È un equilibrio che magari in qualche ordinanza abbiamo cercato di immaginare, ma che forse dovremo continuare a correggere in un processo di manutenzione ordinaria. Il punto chiave del meccanismo della semplificazione, oltre ad essere alcune norme che stanno dentro nel decreto 148 e nella legge di bilancio per il 2018, sono le ordinanze 46 e 50, la 46 sulla ricostruzione privata e la 50 sulla ricostruzione pubblica. E se voi andate a leggere le norme e poi le ordinanze dalle quali le norme sono derivate, vi renderete conto di come questo equilibrio è sempre molto molto delicato. Pensate per esempio alle procedure di gara sulle opere pubbliche, dove noi abbiamo scelto per un anno, sotto alla cifra dei 5,2 milioni soglia europea, di utilizzare lo strumento che il codice degli appalti prevede essere lo strumento in assoluto più straordinario che c'è, e cioè la procedura negoziata.
e abbiamo 3.000 immobili pubblici da fare, proviamo a vedere se in quel modo lì vediamo aperti un po' di cantieri pubblici. Responsabilizzare condividendo. La filiera decisionale realizzativa del terremoto è una filiera lunga che ha le sue radici sul territorio, perché sono i comuni e i sindaci la prima frontiera che può affrontare le questioni territoriali, ma è una filiera che riguarda svariati e svariate istituzioni. Per poter responsabilizzare tutti e chiedere a tutti un contributo sulla semplificazione e l'accelerazione delle procedure, noi abbiamo avuto bisogno di un lungo, approfondito e dettagliato momento di condivisione, senza il quale gli enti, che fossero i comuni, che fossero i distretti, che fosse il parco, che fossero le regioni, se non avessero condiviso il percorso, se l'avessero subito, non lo avrebbero realizzato. E qui apro una parentesi importante, il rapporto con le diocesi e con la CEI. Noi abbiamo deciso per la prima volta nella storia di trasformare le diocesi sugli edifici di culto, che pur essendo edifici privati rimangono anche con le modifiche del 148 al decreto 189, rimangono edifici pubblici. Alle diocesi abbiamo chiesto per la prima volta nella storia, se lo vogliono, di essere soggetti attuatori, cioè di esercitare funzioni pubbliche nonostante il loro ruolo privato, riconoscendo alle diocesi, con tutte le difficoltà che sono le diocesi stanno ovviamente affrontando, un ruolo pubblico, di interesse pubblico e di gestione diretta delle risorse pubbliche, responsabilizzare condividendo. E quel percorso lì l'abbiamo fatto con le diocesi e tuttora lo stiamo facendo con le diocesi. I professionisti che hanno un ruolo, guardate, determinante sul tema della ricostruzione, siamo intervenuti chirurgicamente sia nella filiera normativa che in quella delle ordinanze per riconoscere oggettivamente e concretamente questo ruolo. Ci vuole del dinamismo in termini professionali per affrontare una ricostruzione così complicata, che è una ricostruzione di montagna, che è una ricostruzione in zone che hanno microzonazioni importanti, che è una ricostruzione che ha bisogno di una filiera che in Abruzzo è potentissima e fortissima, che è la filiera dell'innovazione delle costruzioni, che ha in L'Aquila la sua capitale. La terza parola chiave che ha ispirato la nostra attività è programmare. Lo dico cercando di non essere polemica, perché questo incarico lo voglio fare sempre comunque in maniera costruttiva. Io sono arrivata ad avere la delega come sottosegretaria all'economia alla ricostruzione dell'Aquila a novembre del 2014. All'Aquila il terremoto c'è stato nel 2009. A novembre del 2014 la situazione era la seguente. La ricostruzione privata aveva finalmente una norma, che era la norma Barca, approvata nell'anno prima, e si stava sostanzialmente avviando la fase della ricostruzione privata, in particolar modo nei centri storici. Il governo Renzi finalmente aveva ricominciato a finanziare ricostruzione privata e pubblica, stanziando 5 miliardi e 9, quasi 6 miliardi per ripartire, e sulla ricostruzione pubblica sostanzialmente eravamo in assenza a livello nazionale di una programmazione di finanziamento. Sto rompendo i tempi. Me lo vuole togliere? Io avevo degli zii preti che predicavano tutti senza microfono, se vuole lo tolgo, parlo lo stesso. Dicevo, mi sono ritrovata nel CIPE del 22 di dicembre, finalmente, a chiudere, dopo 8 anni dal sisma del 2009, il piano di ricostruzione delle scuole.
Non esiste sta roba, non esiste. Non esiste. È ovvio che dal 14 al 15 al 16 non potremo fare norme straordinarie per la ricostruzione dell'Aquila, perché non ci sta, è già passato troppo tempo. E quindi con la programmazione ordinaria siamo arrivati fino a dicembre del 2017. Avendo i soldi! No, perché se non c'hai i soldi può anche capitare, ma ce li hai! E allora abbiamo deciso di fare una programmazione molto spinta, forte, che ovviamente responsabilizza, creerà anche tante situazioni complicate sul territorio, ma noi abbiamo già programmato un piano che di opere pubbliche tra chiese, caserme, scuole 100% finanziate, edilizia popolare che qui a Teramo ha bisogno di un intervento poderoso e importante, dissesto idrogeologico, alla fine del mese di febbraio ci porterà a finanziare più di 1.600.000.000 di opere pubbliche. Programmare significa dare a tutti la possibilità di esercitare la propria responsabilità nel fare le cose. E a quel punto lì chi c'ha la tela tesse, perché viene messo nelle condizioni di fare le cose. Finanziare i soldi, le risorse, lo diciamo in maniera più alta, monsignor Rizzo, sono determinanti e ce li abbiamo messi tutti e ce ne sono ancora e li lasciamo anche a chi ci succederà, perché il governo Gentilini ha messo un altro miliardo passato peraltro sotto silenzio, questa volta vuota discussione non sulle cose ma su altre questioni, ci ha messo un altro miliardo sulla ricostruzione pubblica del terremoto del 2016-2017. E quindi, nonostante questa attività di programmazione, nonostante questa attività di finanziamento, ci saranno comunque altre risorse nelle disponibilità del prossimo commissario e del prossimo governo. Però vanno usati bene. Però vanno usati bene. E ho già sentito troppe polemiche sull'utilizzo delle assicurazioni per i comuni, no? Sulla richiesta di allargare gli spazi di potere del commissario per finanziare cose che non riguardano il terremoto e che non hanno una, diciamo, correlazione con il sisma, o per ricostruire o perché c'è un danno diretto. Queste risorse sono degli italiani, sono le tasse di tutti noi e vanno usate con i principi che la Costituzione ci chiede di rispettare. Io non affronto la discussione sul fatto di spostare l'attenzione su altre cose, anche perché sapendo che c'è tutto il problema della sismica in giro per l'Italia, le scuole, la viabilità, non è che su quei temi lì non ci sono altre risorse. Il Ministero, il MIUR, ha fatto uscire recentemente l'ennesimo decreto di finanziamento sull'edilizia scolastica, in legge di stabilità per aiutare i programmi, come diceva prima il Presidente della Provincia, quei programmi lungimiranti, come avete fatto qui a Teramo, per aiutare quei programmi, ne è stanziato 30 milioni all'anno per aiutare quei comuni più piccoli che non hanno le risorse per fare le verifiche di sismicità e successivamente le progettazioni. Diventeranno 50, proveremo l'anno prossimo a farli diventare 50. Intanto usiamo i temi aperti per titoli. Gli abusi. Adesso, visto che si usa questo modo aulico di parlare di questo tema degli abusi, si dice problemi di doppia conformità. Sono gli abusi. A volte anche non colpevoli. Che ne sa, uno è ereditato una casa e magari i nonni manco sapevano che c'erano i piani regolatori in certi posti, in montagna, comuni piccoli. Questo è un tema. È un tema che con la cabina di regia, penso nella cabina di regia abbiamo discusso, sul quale vedrete che la discussione dei prossimi mesi con il nuovo Parlamento sarà una discussione impegnativa, perché questo territorio non lo vogliamo ammazzare, perché è la nostra prima risorsa ed è la risorsa che vogliamo lasciare alle prossime generazioni, ma dall'altra parte non ci possiamo permettere che piccole cose impediscano alle persone di ricostruirsi le case e di andare e di tornare a vivere nei territori del territorio. E l'equilibrio lì tra un'idea di ricostruzione e il pragmatismo e la concretezza di quel problema, guardate che sarà un equilibrio complicato da trovare. Qualche idea ce la stiamo facendo.
facendo, tanto così per anticipare i temi. Rafforzamento delle strutture della pubblica amministrazione. Se c'è una cosa che ho imparato è l'Aquila, quindi ci vuole il personale per fare le ricostruzioni, ci vogliono le persone, perché una volta che c'è un pacchetto normativo, un po' di soldi, se non hai la gente che corre, non ci stai dietro e non rispondi alle esigenze delle persone. Viabilità e vulnerabilità, quindi ho già detto, approfittando di tutte le risorse extra terremoto che ci sono, soprattutto sul tema scolastico. Il tema dello sviluppo economico delle aree interne. Qui, Monsignor Leuzzi, abbiamo preso un'iniziativa come commissario, anche se non fa parte direttamente dei miei poteri, ma abbiamo deciso, col consenso di subcommissario, presidente di ragione, di avviare un tavolo nazionale di coordinamento sui progetti di sviluppo economico del cratere. Tavolo del quale fanno parte gli assessori allo sviluppo economico e all'agricoltura delle quattro regioni coinvolte, e che a cerchi concentrici allargheremo a fondazioni e università che stanno progettando iniziative di sviluppo economico sul territorio e ovviamente e successivamente al sindacato e alle rappresentanze datoriali degli imprenditori. Abbiamo tante idee, molti imprenditori che ci chiedono di potersi insediare nelle aree del terremoto, e io vorrei che ci fosse un coordinamento a prescindere dal fatto che poi le risorse economiche stanno nelle disponibilità dei bilanci regionali, ma che ci fosse un coordinamento per garantire a tutti questi territori, anche quelli più interni, anche quelli più montani, la possibilità di approfittare di queste opportunità di sviluppo economico per trasformare, come qualcuno diceva prima di me, questa immane disgrazia in una magari revisione e opportunità per il futuro. Le ordinanze in cantiere riguardano per la prima volta negli ultimi anni, non so adesso prima della Repubblica come funzionava, ma so per quello che riguarda la Repubblica, finanzieremo i beni mobili soggetti a vincolo culturale, quadri, sculture che hanno avuto danneggiamenti dal terremoto. Stiamo preparando l'ordinanza con gli indicatori economico-finanziari insieme al Ministero dei Beni Culturali. Li finanzieremo pubblici, ma anche alcune categorie, tipologie di beni privati, perché riteniamo che il patrimonio artistico e culturale debba essere lasciato alle prossime generazioni, così come è stato lasciato a noi, in perfette condizioni di conservazione. E poi chiuderemo la prossima settimana l'accordo con le casse di sindacato e le aziende e le associazioni dei costruttori per garantire trasparenza e sicurezza in tutti i cantieri del terremoto, siano essi pubblici che privati, segnando qui un punto di non ritorno rispetto alle modalità con le quali si affrontano i cantieri, garantendo anche alle imprese che se stanno sopra un certo livello di qualità non devono correre il rischio di avere infiltrazioni. Ultimo ma non ultimo, entro la fine di febbraio approveremo il piano sul dissesto idrogeologico. Questa è una novità legislativa importante. Per la prima volta un commissario straordinario alla ricostruzione ha il potere di finanziare e realizzare opere che riguardano o il dissesto direttamente peggiorato, penso alle frane che si sono mosse con le scosse, o gli interventi di messa in sicurezza idraulica per garantire, seppur non direttamente riconducibili al sisma, ma che garantiscono la qualità della ricostruzione, per la prima volta questo viene riconosciuto tra i poteri del commissario. Allora sapete cosa faccio? Siccome per affrontare i terremoti non bisogna aver paura, questi poteri li trasformiamo tutti in fatti. Proviamo a dare a tutti l'opportunità e la possibilità di tessere la tela delle cose da fare, accompagnandoli con tutta la disponibilità del caso da parte di un governo e di un esponente al Parlamento, sapendo che ci sono alcune cose del modello organizzativo e di governance di questo terremoto che rappresentano per il Paese il punto di non ritorno, primo fra tutti proprio la collaborazione con le diocesi. Grazie.